Benvenuti al telegiornale di Toscana TV. L'avete sentito anche dai titoli, la Golar Tundra è arrivata nel porto di Piombino. Si tratta della nave rigassificatrice di cui ne abbiamo parlato molto fin dalla scorsa estate, quando è stato annunciato appunto il suo arrivo e la sua destinazione nella città portuale toscana. Stanotte ci sono state le operazioni di attracco alla banchina, dove resterà per i prossimi 3 anni, diventerà operativa, entrerà in funzione a metà maggio e ci permetterà di liberarci dal gas russo, perché entro il 2023 probabilmente l'Italia potrà essere indipendente, almeno su questo punto, dalle forniture che arrivano dalla Russia. La Golar Tundra è attraccata da ieri sera in una delle banchine del porto di Piombino e qui resterà per i prossimi 3 anni. Entro metà maggio inizierà la sua opera rigassificatrice. La nave è entrata all'uscita dell'ultimo traghetto, alle 22.50 ha imboccato il porto, alle 23.40 la nave era già ormeggiata lungo la banchina, quindi ha interessato il porto per soli 50 minuti di notte. E tutte le future LNG carrier faranno la stessa operazione. La prima rassicurazione che arriva da Snam è sulla sicurezza delle operazioni in porto. La seconda è sulla sicurezza ambientale. Nessun problema è mai stato registrato su rigassificatori simili, dice Ruggeri, che guarda con fiducia anche a luglio, quando il TAR deciderà sul ricorso presentato dal Comune di Piombino e dai comitati contrari. Per ora il Tribunale amministrativo ha detto no alla sospensiva della procedura, ma la decisione finale arriverà quando la nave sarà già ampiamente in funzione. Difficile che a quel punto il TAR blocchi tutto, come da prassi, afferma il presidente Gianni nella conferenza stampa organizzata sul molo a favore di nave. Molto meno certo il sindaco di Piombino. La partita è ancora sul tavolo e la passerella del commissario in questi giorni non è certamente servita a rassicurare i cittadini, fa sapere in una nota Francesco Ferrari, che continua a mettere in discussione la partenza dei lavori per mancanza di alcune autorizzazioni. Ci saranno tutte prima della messa in esercizio, assicura Snam. È la nave della libertà dal gas russo, sono le parole di Eugenio Giani. Per dare un esempio che spero aiuti a capire, noi storicamente dalla Russia importavamo 28-29 miliardi di metri cubi all'anno. L'anno scorso, con tutte le misure che sono state adottate, queste importazioni sono state ridotte a 11 miliardi. Ma ci sono stati appunto ancora 11 miliardi di metri cubi importati dalla Russia. I due rigassificatori, 5 miliardi a Piombino, 5 miliardi a Ravenna, consentono di colmare quest'ultimo gap per renderci indipendenti dalle importazioni dalla Russia. Quanto al futuro, cioè a dove sarà ricollocato tra 3 anni il rigassificatore, a largo, offshore come si dice, il commissario e presidente della Regione Giani ha ricevuto richiesta e concesso una ulteriore proroga a Snam per decidere. La data ora è il 26 giugno. Diversi siti individuati come possibili, spiega Snam, situati nell'Alto Tirreno e nell'Alto Adriatico, non quindi nel mare toscano. Intanto si sono svolte oggi le aste per l'acquisizione del servizio di rigassificazione da parte dei grandi produttori di energia. Snam è il venditore della capacità di trasporto, ma l'asta assegna la possibilità di allocare per 20 anni e dal 1 ottobre 2023, l'inizio del nuovo anno termico, il gas nella rete nazionale, un affare multimiliardario. Venendo a tempi molto più prossimi e ad esigenze locali, Piombino e la Val di Cornia attendono ancora certezze sulle compensazioni per il territorio, bonifiche ambientali, interventi infrastrutturali e molto altro, compreso un drastico taglio delle bollette per i cittadini, quelli di Piombino e dintorni, per il tempo in cui la nave resterà in porto. Gianni si dice certo che anche il nuovo governo si muoverà in questa direzione. Il primo atto di vera buona volontà dovrà essere l'approvazione di questo emendamento e quindi lo stanziamento di questi 80 milioni. Ma poi c'è da far pagare meno le bollette ai cittadini e alle imprese, e conseguentemente mi aspetto che si proceda rapidamente in questa direzione. Ecco, abbiamo detto la Golar Tundra è una nave rigassificatrice. Guardiamo ora nel servizio però come funziona e quali sono i suoi numeri.
Il nome tecnico è Floating Storage and Regasification Unit, acronimo FSRU, che è la sigla che spiega a cosa serve quella nave che tutti ormai conoscono come Golar Tundra. Costruita nel 2015 e battente bandiera delle isole Marshall, è stata acquistata da Snam a Singapore per 330 milioni di euro e il 21 febbraio ha lasciato l'Asia in direzione Mediterraneo. Arrivata in porto a Piombino, tutti possono oggi osservare le dimensioni di quel colosso, 292 metri di lunghezza per 43 di larghezza, che garantirà il 6% della fornitura nazionale di gas, pari a 5 miliardi di metri cubi all'anno. Ma come? La Golar Tundra contiene 4 serbatoi di stoccaggio di GNL, ovvero metano liquido, disposti nella parte centrale dello scafo. L'impianto di rigassificazione si trova a prua, mentre le sistemazioni per gli alloggi dell'equipaggio, per la sala di controllo centralizzata e per i macchinari di servizio si trovano a poppa. La nave ha un equipaggio di circa 30 persone, tutti europei, suddiviso tra 12 marinai di coperta, 13 di macchina e 3 in cucina. Per 3 anni la nave resterà nel porto di Piombino, dove opererà come rigassificatore. Verrà rifornita regolarmente da navi metaniere che riempiranno i suoi serbatoi con gas liquido alla temperatura di meno 160 gradi centigradi. Questo processo avviene tramite bracci di scarico installati sulla Golar Tundra, i quali si allungano e si agganciano alle frange della metaniera. A quel punto il gas viene travasato nei serbatoi e stoccato. Solo successivamente avviene il processo di rigassificazione, quando il metano liquido viene immesso in uno scambiatore di calore, in sostanza una serie di tubazioni che a contatto con l'acqua di mare si riscaldano, permettendo al metano di tornare in forma gassosa. Così può essere spinto attraverso gli 8 km di conduzioni che collegano la banchina e la nave alla rete nazionale. La Golar Tundra dovrebbe essere operativa a maggio. In Italia arriverà anche un'altra nave simile, la BV Singapore, che sarà collocata nel porto di Ravenna. Insieme contribuiranno al 13% del fabbisogno energetico nazionale. Ad oggi esistono 48 navi rigassificatrici nel mondo, ma altre 10 sono in progettazione in Europa, 6 in Germania, una in Olanda, Estonia e Finlandia e una in Francia. Abbiamo detto che l'avvicinamento, l'arrivo della nave a Piombino è stata accompagnata da numerose polemiche, soprattutto nella città, guidate anche dal sindaco. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i piombinesi. Ho già visto la nave in porto? Sì, l'ho visto un po'. Magari se mettevano una nave di nuova generazione inquinava zero, invece di prendere questo bussolotto. Sì, abbiamo un po' di paura, perché anche memori di quello che è successo a Viareggio, comunque il nostro porto non è così ampio, secondo me, secondo la versione di tanti, da poter ospitare una nave del genere. Dunque, lì speriamo che vada tutto bene. Ovviamente oramai siamo rassegnati all'idea che dobbiamo averla questa nave. Serve, ok, serve, ci sacrificheremo Piombino, però almeno che ci sia un ritorno a questo punto. Con il governo Meloni, che è lo stesso partito del sindaco, si aspettava più attenzione? Ma io penso che ormai era troppo tardi per poter fare qualcosa di concreto. Il sindaco, ecco, ovviamente è con noi, è il sindaco di Piombino, di noi, quindi il partito a quel punto lì conta anche poco. Piombino ha bisogno di infrastrutture, sta cercando di crescere turisticamente parlando e questo sicuramente ci darà una battuta d'arresto. Almeno nel frattempo prepariamoci a quando non ci sarà più la nave e potremo quindi avere delle infrastrutture che riescano a sostenerlo, un turismo vero. Si aspetta le compensazioni che porteranno magari anche un abbassamento delle bollette per la zona? Ma mi auguro molto di sì, mi auguro. Vediamo, io sono un po' scettico. Noi si viene già da una storia dell'Ilva e abbiamo già dato. Questo è un prosieguo dell'inquinamento che ci stava prima. Il sindaco ha fatto quello che ha potuto fare per i cittadini, per la città, però il governo è come tutte le volte. Allora, io sono contrario, profondamente contrario a questa operazione. Questo fatto non riguarda Piombino e basta, riguarda perlomeno tutta la Val di Cornia e Follonica. Le istituzioni, diciamo così, comunali, la regione, la provincia, i sindacati, le associazioni dovrebbero pretendere un tavolo a quel livello lì. Gianni poteva fare una bella figura, no? E invece ha fatto il capro espiatorio.
E oggi si è riunito a Firenze in Palazzo Vecchio il Consiglio Comunale, il primo dopo il caso del Re, che hanno portato poi al licenziamento dalla giunta dell'ex, l'ormai ex assessore all'urbanistica, ma anche il primo dopo quanto avvenuto venerdì scorso, quando è stato imbrattato una parete di Palazzo Vecchio con l'intervento appunto del sindaco. E proprio di questo ha parlato Nardella. Ha ringraziato l'ex assessore all'urbanistica Cecilia Del Re in Consiglio Comunale, Dario Nardella, nonostante abbia deciso di destituirla dal suo incarico dopo la questione tranvia a Firenze. Il sindaco, che ha assunto la delega, va avanti per la sua strada. Ho detto quello che sentivo di dire, l'ho detto con grande senso di responsabilità e di rispetto, come ho già detto in questi giorni. In Consiglio il sindaco ha tenuto anche una lunga relazione sul caso di Palazzo Vecchio imbrattato e sulle accuse che gli sono state rivolte, come se tutto fosse stato architettato. Parlare di complotto, di messa in scena su quello che è successo venerdì, io lo trovo davvero offensivo ai limiti della diffamazione, perché sarebbe come dire che abbiamo messo in piedi tutto questo ambaradan con agenti di polizia municipale, vigili del fuoco, i restauratori, i cittadini, i turisti e anche gli stessi manifestanti. Lo trovo assurdo e offensivo. Noi piuttosto siamo convinti che sia giusto battersi per l'ambiente, ma senza mettere a repentaglio il patrimonio storico-artistico, anche perché questi gesti rischiano anche di produrre danni, come purtroppo mi è stato riferito dalla relazione tecnica, che parla al momento di circa 30.000 euro di danni, nonostante l'intervento immediato che è stato fatto con gli idranti e con le idropulitrici sul posto negli attimi immediatamente successivi al gesto vandalico. E sempre oggi Nardella ha anche affrontato il tema quanto mai attuale in questi giorni del riconoscimento dei figli delle coppie gay. Su questo, ha detto il sindaco, siamo vicini a Milano e agli altri sindaci di tutta Italia. Sentiamo le sue parole. Firenze sta con Milano, Nardella sta con Sala e con i tantissimi altri sindaci italiani, perché qui stiamo parlando di diritti di bambine e bambini che sono individui veri e propri con una loro personalità giuridica. Non è possibile tenerli in un limbo dove non c'è chiarezza di diritti, dove non c'è una chiarezza sulla loro condizione anche familiare. Lo ha detto la Corte Costituzionale ormai da tempo, il Parlamento deve agire, non può stare fermo lasciando questo vuoto legislativo. Soprattutto il governo non faccia battaglia ideologica, perché fare battaglia ideologica e polemica politica sulla pelle di queste bambine e questi bambini è davvero una cosa riprovevole e anche politicamente estremamente scorretta e inaccettabile. Andiamo ora a Prato, perché il TAR della Toscana ha dato praticamente il via libera alla costruzione della nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano. I giudici hanno infatti respinto il ricorso presentato dalla società che era arrivata seconda nell'appalto, i lavori quindi possono partire. Il TAR ha dato ragione all'AS Toscana Centro. La gara d'appalto per la costruzione della nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano è corretta e dunque i lavori saranno realizzati dalla vincitrice, la NBI SPA di Roma. Sconfitta la seconda classificata, la Nigro Costruzioni di Prato, che aveva impugnato l'esito della gara contestando vizi di forma. È stata condannata anche a pagare le spese processuali alle due controparti, ASL e NBI, pari a 5.000 euro per ciascuna. Ora l'ASL può procedere con l'apertura del cantiere, che durerà oltre 2 anni e porterà alla città altri 110 posti letto. La firma dovrebbe avvenire entro aprile, poiché la parte burocratico-amministrativa era già stata espletata nelle scorse settimane, dato che il TAR aveva rigettato la richiesta di sospensiva della procedura da parte della Nigro Costruzioni. Sicura di aver ragione, l'ASL è quindi andata avanti con l'iter, anche perché il tempo stringe. Per non perdere 10 dei 20 milioni concessi dal governo, il cantiere infatti deve aprire entro giugno prossimo. Nigro Costruzioni ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato e con l'occasione tira le orecchie all'ASL proprio per non aver fermato la procedura in attesa della decisione del TAR. Continuiamo a contestare l'aggiudicazione dell'appalto rispetto alle reali offerte presentate, afferma in un comunicato la ditta pratese. Vorremmo inoltre evidenziare il basso profilo mediatico sempre mantenuto dalla vicenda dalla nostra impresa. Lo stesso invece non si può dire dell'AS Toscana Centro, che nonostante ci fosse un ricorso pendente al TAR, in pochi giorni ha voluto prima annunciare a mezzo stampa la decisione di affidare il cantiere e poi ha dato evidenza al sopralluogo effettuato assieme all'impresa affidataria dei lavori. Una modalità poco rispettosa nei confronti della nostra azienda. Qualcuno evidentemente ha già dimenticato quanto accaduto in piena pandemia Covid, con la Nigro Costruzioni impegnata a tempo di record a realizzare le ali del Santo Stefano.
Firenze è la prima città in Italia per minor uso del contante e proprio per questo la Camera di Commercio e Intesa San Paolo propongono delle agevolazioni sulle microtransazioni. Noi crediamo molto nella trasparenza e nella innovazione tecnologica, anche come strumento di lotta all'evasione fiscale. La pandemia ha accelerato un cambiamento importante che ha portato sempre più persone verso i pagamenti digitali, oltre ai rapidi sviluppi delle tecnologie. Tra le numerose città italiane, quella che risulta essere più cashless, cioè che utilizza meno contanti, è Firenze e la Toscana si posiziona al terzo posto dopo la Lombardia e il Piemonte. Sono i dati che emergono dall'osservatorio della Community Cashless Society, elaborati da The European House Ambrosetti. Per favorire il passaggio dal contante fisico a quello digitale, la Camera di Commercio di Firenze e Intesa San Paolo hanno deciso di supportare le imprese. Prevediamo di fatto la gratuità del POS, avendo fissato un limite alle transazioni veramente basso, perché parliamo di 1000 euro, che è una cosa veramente gestibile, per cui la macchinetta non sarà più di fatto fatta pagare e oltretutto c'è la gratuità delle transazioni sotto i 10 euro, per cui proprio dove si va a collocare il maggior numero delle transazioni per i negozianti. La moneta, perché si sta parlando di microtransazioni, ha un costo gigantesco per tutti. Gigantesco per tutti. E che se prima non si sapeva, ma comunque alla fine il correntista lo paga. Con questa situazione non c'è, per trasparenza totale, non c'è più costo per nessuno nella microtransazione. Mentre il governo chiacchiera, annuncia obiettivi ma non lavora concretamente, noi ci siamo messi sul territorio senza polemica ma in modo pragmatico e abbiamo già dato una soluzione. Apriamo ora la pagina della cronaca con un uomo di 38 anni di nazionalità marocchina che è stato accoltellato ieri sera all'interno del parcheggio del cinema Uci di Via del Cavallaccio nel comune di Scandicci. La segnalazione è arrivata ai carabinieri da una donna che lo ha soccorso e poi ha chiamato il 118. L'uomo è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. E un incendio ha distrutto decine di dipinti custoditi all'interno di uno studio d'arte situato nel centro storico di Pisa. Ecco, vediamo appunto le immagini. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di oggi, probabilmente per cause accidentali, nella sala d'esposizione che si trova a Pianoterra e hanno impegnato a lungo i vigili del fuoco non solo nelle operazioni di spegnimento ma poi anche in quelle di bonifica. I danni da fumo e da calore hanno interessato anche il primo piano dell'edificio. Per fortuna l'incendio non ha coinvolto persone, ma i danni all'immobile e ai dipinti esposti sono piuttosto ingenti. E torniamo ora a Prato, invece, dove all'Istituto Professionale Marconi è stata inaugurata una nuova macchina all'interno dei laboratori che diventano sempre più tecnologici. Dalla progettazione alla realizzazione del pezzo, tutto attraverso un computer. Nel laboratorio di meccanica dell'Istituto Professionale Pratese Marconi è stata inaugurata una nuova macchina a controllo numerico che permette agli studenti di utilizzare strumenti in dotazione alle aziende e quindi di avere una preparazione ancora più spendibile nel mondo del lavoro. L'investimento di 50.000 euro è finanziato dalla provincia su richiesta dell'Istituto Professionale. Una macchina a controllo numerico che in piena sicurezza garantisce però agli studenti un'occasione di crescita e di arricchimento rispetto alle loro professionalità e di preparazione rispetto a quello che è il mercato del lavoro. La macchina a controllo numerico sarà utilizzata dagli studenti di quarta e di quinta di tutti gli indirizzi. La macchina è interamente programmata in maniera digitale dai ragazzi tramite software e tramite implementazione manuale. Funziona lavorando pezzi reali, pezzi metallici, pezzi veri con utensili veri. Le competenze acquisite tramite questa macchina sono spendibili in tutti i settori, dall'assistenza alla produzione, alla progettazione a tutti i livelli, dal più basso fino a industrie anche a livello aeronautico. Il nuovo macchinario è solo una delle tante innovazioni che arriveranno in via Valcianese. Il laboratorio sarà collegato ancora di più con i PNR Labs e quindi veramente verrà un'aula multifunzionale molto importante per la scuola e non solo per la meccanica e per l'elettronica ma anche per gli indirizzi commerciali.
A questa strumentazione si aggiunge anche il macchinario per il controllo dei motori elettrici, destinato ad un laboratorio specifico che sarà inaugurato a settembre. E Pistoia si conferma la capitale dei treni, non solo grazie alla presenza dell'Hitachi, ma anche di quelli in miniatura. È stato infatti un successo la prima edizione della mostra mercato di Fermodellismo. Pistoia capitale per un giorno anche dei treni in miniatura, non solo di quelli che da oltre un secolo si costruiscono nelle officine prima della Breda e poi dell'Hitachi. Questo grazie a Fermodel Expo, la mostra mercato organizzata dal gruppo fermodellistico pistoiese La Porrettana, con la collaborazione del circolo filatelico numismatico pistoiese, che ha visto centinaia di visitatori al centro espositivo La Cattedrale dell'area ex Breda. Certo. Una passione che coltivo dalla bellezza di 58 anni, perché non ho 60, ma all'età di 2 anni ho cominciato a masticare treni. Questa è una scala LGB, che è una scala a scartamento ridotto, e che in scala si dice 1,22,5, a differenza di quelli che vedete al 90%, che è tutta scala H0, che è 1,87 o 1,80. Grazie agli organizzatori che con questa mostra fanno sì che tutto il fermodellismo sia al centro dell'attenzione, la ferrovia porrettana in primis e tutti i modelli, non solo dei treni, che stanno riempiendo la gioia di tutti gli appassionati, grandi e piccini. Stiamo programmando la stagione 2023 per il Porrettana Express, e tra l'altro il 6-7 maggio ci sarà l'Open Day nazionale del deposito rotabili storici a cura di Fondazione FS, che ha appena chiuso quello di Pietralza a Napoli, oggi è alla Spezia e quindi nel mese di maggio qui a Pistoia. Il campione della MotoGP Jorge Lorenzo vuole investire in Maremma nel settore turistico. La leggenda della MotoGP Jorge Lorenzo ha deciso di investire in Maremma. Il pentacampione del mondo, compagno di squadra di Valentino Rossi, con il quale ha regalato memorabili battaglie sportive, ha incontrato l'imprenditore amico Claudio Visca. «Sono felice che Jorge sia venuto a trovarmi», ha confessato Visca. «Abbiamo parlato di molte cose e non nascondo che il campione spagnolo ha manifestato l'intenzione di investire in Maremma. Vorrebbe realizzare un progetto estivo e, se tutto va bene, lo vedremo spesso a Grosseto, come pure molti dei suoi amici di fama internazionale». Claudio Visca descrive il re della MotoGP come una persona simpatica e alla mano, ma anche umile, come solo i grandi sanno essere. Infatti, aggiunge, quando ho chiesto se fosse interessato a fare da testimonial a un evento benefico di grande livello previsto prossimamente in città, ha subito dato la sua disponibilità, imprevisti permettendo. Presto dunque Grosseto e la Maremma si potranno arricchire di un'altra presenza, conosciuta e apprezzata a livello mondiale sia dal punto di vista umano che sportivo, che potrà diventare valore aggiunto per la loro economia. E andiamo ora a Volterra, dove è stata aperta e inaugurata una mostra dedicata alla riscoperta della sua anima etrusca. Dopo essere stata capitale toscana della cultura 2022, Volterra si prepara ad ospitare eventi artistici culturali a partire da quello che si sta tenendo in questi giorni presso le logge del Palazzo Pretorio. Volterra e la sua anima etrusca è una mostra collettiva alla quale hanno preso parte 30 artisti. Sì, quello del 22 è stato un anno per noi importantissimo, questo titolo che ci è stato riconosciuto appunto dal presidente Gianni. È stato un calendario ricchissimo quello del 22, ma altrettanto ricco questo del 23. E questa tra l'altro è la prima mostra che inaugura la stagione 23, che credo sia una stagione interessante da tanti punti di vista, non solo quello culturale, ma anche di una presenza turistica che è già importante nella nostra città in questo periodo. La collettiva rappresenta un nucleo di linguaggi multiculturali. Quella di stasera, facendo un volo ad uccello rapido, tratta di diversi artisti che in qualche modo vengono da ogni parte del mondo e utilizzano tecniche diverse. Il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che la serata su Toscana TV prosegue alle 21:20 con Casa Viola con Andrea Capretti.